Adesso che l'abbiamo tirata sul ponte dal meccanico, secondo me la situazione non è così grave, anche sotto pensavo di trovare più ruggine. Anche quando abbiamo tirato giù il motore ho dato un'occhiata, insomma la situazione sembra abbastanza positiva, tutto a posto. Ah sì, distanziali, dischi da cambiare, qualche piccola perdita d'olio. Ah, sono soddisfatto, non sembra male. Ho cercato pure in giro su AutoScout, comunque prima serie in Italia ce ne stanno veramente due o tre, si contano sulle dita di una mano, quindi io vedo l'ora di guidarla e di metterla in vendita, perché secondo me stavolta ci ha detto proprio bene. Previously on Officina del Pilota. Dove andiamo, caro Spadano? Stiamo andando a vedere la Clio Williams. A quanto la vorresti vendere? 7,5. 7,5. Dai, perfetto. Surprise, è arrivata una telefonata da un certo meccanico che conosciamo, che purtroppo non è proprio vicino a casa nostra. Dietro l'angolo. Dietro l'angolo, appena 50-60 km. Ci ha detto, ragazzi, dovete venire a vedere cosa è successo alla Renault Clio Williams. Ma poi chiude che fa freddo. Oh, ci sono 15 gradi, cioè non ho capito, ma fa freddo, ma arriva tutto il venticello qua. Poi vediamo, qui manca una cosa fondamentale, diciamo, sì, il catalizzatore. Senti, questo è di serie della... Sì, quello lo danno in dotazione direttamente. È proprio un fermo per lo scarico. Un gommino. Niente di che, direi, dai. Questo è l'olio del cambio? Sì, quello è il cambio e quest'altro, come dicevamo, è il liquido del servo stesso. Del servo stesso. Si è rotta, quindi non c'è più grasso all'interno. Chiaro. Se si continua così, ci si gioca anche il giunto omocinetico. Posteriore sinistro. Un gommino sempre in fil di ferro. Dove? E qui questo è proprio francese, evidentemente. Ah, questo fil di ferro direttamente dalla Renault. Da Parigi. Niente di che, niente di che. È bellissima anche la gomma di scorta, la ruota di scorta, che è semi slick. E lo scarico? E lo scarico adesso lo frulliamo dalla finestra. Ma dai, pensavo peggio, eh. Quindi rimaniamo così, rivediamo tutto quanto l'impianto frenante, dischi, pasticche te li fornisco io, tubi in treccia, ok? Ok. E tu puoi cominciare però a fare sicuramente tutto il tagliando della distribuzione dei liquidi. Dobbiamo capire da dove perde la pompa dell'idroguida. Sì. E poi c'era un'altra perdita. Il trasuto dal cambio. Il trasuto dal cambio. Fatto questo, penso che insomma si può portare da noi. Adesso che l'abbiamo tirata sul ponte dal meccanico, secondo me la situazione non è così grave. Anche sotto pensavo di trovare più ruggine. Appena sono arrivato ho trovato subito notizie pessime sulla Clio Williams. Perché? Spiegaci un attimo che è successo. Perché si è rotto l'attacco del telaio. Questa qui è tutto quanto l'apparato, diciamo, inferiore della macchina, dove è alloggiato sia la scatola dello sterzo, il braccio oscillante, il barre di torsione e tutto quanto. No, dicevamo che questa è la boccola che si è rotta, che è entrata dentro al telaio. E poi va revisionata ovviamente la scatola, perché perde olio, al di là di tutti gli urti e urtarelli che ha sotto. Lo dobbiamo comprare nuovo fondamentalmente. Sì. Solo brutte notizie oggi. Il lavoro si prospetta un po' più lungo di quello che immaginassimo. Quindi decidiamo di far smontare il motore da meccatronica, di farci rimontare il telaietto in modo tale che si possano riattaccare gli pneumatici e con un carro attrezzi di portare la Clio nel nostro garage, a casa nostra. Così nel frattempo i ragazzi di meccatronica possono occuparsi del motore e di tutte le parti lubrificate, mentre noi possiamo cominciare a cercare pezzi di ricambio e occuparci dell'estetica della vettura. Dopo il secondo appuntamento da meccatronica mi rendo conto che c'era qualcosa in più da fare rispetto a quello che ci eravamo preventivati. Per fortuna che Luca non c'era. In quel momento si trovava a Torino, al Torino Tuning Expo. E quindi sì, devo dire che gli ho nascosto qualcosa. Ho trovato un po' più di problemi di quelli che ci eravamo preventivati, ma non gliel'ho mai detto. Ma non per cattiveria, è che lui ha un approccio più imprenditoriale e quindi vede il prodotto finito, la compravendita, ci vede il guadagno, giustamente. Io invece sono un po' più affezionato al lato guida e quindi gli ho tenuto nascosto che anche il telaietto è rotto. Hai quello che ti serve? Voglio il nostro marchio dovunque. Tutti devono sapere che i guerrieri sono passati di qui.
tieni. Destra 4 tieni. Dai cattivo. In sinistra 4 deciso. Vai così, dai 50. Arrivando. Senti un po', una domanda secca, rispondi sincero. Dimmi. Quando hai messo la Clio dentro al garage, c'avevi la luce accesa o spenta? Era accesa, perché? Buciardo. Non ti ho detto qualcosa? Allora, sono andato al garage, ho levato tutti i scatoloni che la coprivano, che hai messo lì per coprire il tutto. Quando mi hai chiamato stavi nel garage? Sì, aia. Sì, l'ho tirata fuori e ho ben pensato di illuminarla con delle luci. Ah, ok. Ma te? Non ci sta uno, ma dico un pannello sano in tutta la macchina. Tetto, cofano, fianchetti, portellone, tutti i gruppi ottici, i fari fendinebbia, lo specchietto mi è rimasto in mano, le guarnizioni. Dentro? No, dentro sta peggio che fuori. Dentro ci sono stati topi, che c'è stato? E il posteriore, l'assetto, hai visto come sta impennata la macchina? E non c'è neanche il motore dentro. Ah, è vero, non c'è il motore, sta completamente scoppiato. C'è da cambiare pure il telaietto, il motore. Che telaietto? Il telaietto del motore. Che storto, te l'hai detto? È storto sotto il motore l'avantreno. La culla? Ci sono un po' di cose da fare. Vabbè, mo non è che ti ho detto tutto, voglio dire. Ma sono andato io l'ultima volta. Io non lo so, boh. Cosa non sai? Tu sei convinto di continuare? Io tornai da Fabio dopo 3 giorni per vedere le condizioni della vettura e trovai altri danni. Il telaietto era rotto, andava sostituito e quello comunque andava ad aumentare la spesa per ristrutturarla. Eravamo già fuori budget di brutto. Ma io ho un approccio un po' più passionale, per me ci possiamo anche andare in pari o addirittura in perdita. L'importante è avere una Willy nel nostro parco auto. Anche solo l'idea di ridarle vita, già questo mi dà uno stimolo per continuare ad andare avanti. Se vogliamo puntare a un restauro da 18-20 mila euro, la macchina è tutta quanta originale. E non ci rientriamo? No. Guarda, io ho dato un'occhiata tra i sedili che sono introvabili, interni, i cerchi in lega, i fianchetti anteriori, i passaruote anteriori che sono specifici della Clio perché sono quelli allargati della Williams, già siamo oltre il budget. Aia. Quanto si può vendere questa macchina riportandola? Beh, possiamo prendere i pezzi aftermarket, che ci frega? Ma che aftermarket? No? Ma no, ma assolutamente sono uguali. Ma no, no, se dobbiamo, allora, se puntiamo a vendere questa macchina 18-20 mila euro deve essere tutta originale, dobbiamo prendere solo roba usata. Il problema è che queste robe usate costano più della macchina. Tanto vale farla a pezzi e smantellarla, dici? No, io non ci credo. No, no. Farla io... a pezzi no, però... Oddio. Se riusciamo a limitare le perdite a 1.000-1.500 euro non è successo niente. Se andiamo avanti, paghiamo il meccanico, compriamo la roba, spendiamo quello che costano tutti quanti i pezzi e non riusciamo a venderla in tempo, o comunque la vendiamo... senza un margine di guadagno, praticamente abbiamo finito di lavorare coefficienti. Andiamo a paro e ci abbiamo lavorato tanto tempo. In questo momento, tra l'altro, in questo momento storico, mondiale. Appunto, dai, sarà questo un po' che ti forse è un giù. Segno. Facciamo una cosa. Ieri notte non ho dormito io, stanotte non dormi tu.